Ho controllato se era acceso il microfono. Delle volte mi capita, mi metto davanti alla videocamera, faccio dei monologhi bellissimi, lunghi anche, eccetera. E poi mi rendo conto che è spento il microfono. Mi capita sempre più spesso. Possono essere dei pallidi segnali di una sorta di Alzheimer. Ieri sono andato in cartoleria, l'altro ieri. No, aspetta, mi confondo. Venerdì. Sono andato in cartoleria perché volevo delle candeline carine. Insomma, è venuta Ethel questo weekend e quindi avevo in mente di preparare una cenetta con delle candeline. Entro nella cartoleria, dove c'è sempre stato un signore molto, molto pulito, molto gentile, molto umile nel suo lavoro, silenzioso, non diceva mai una parola di troppo. Anni e anni in questa cartoleria. Io mi sentivo quasi in colpa a comprare una matitina. Non so, andavo lì, compravo 10 matite. Cioè, mi sembrava sempre di spendere poco da lui. E mi trovo un ragazzo e un signore che avrà avuto la mia età, più giovani, quindi più giovani, del signore che c'era sempre. Allora ho chiesto, ma il signore, prima ho chiesto quello che mi serviva e mi hanno rifilato queste. Io ho detto, ma che carine queste candeline. Però dovevo pensarci, come cazzo si fanno ad accendere queste? Non sono candele, sono saponette. Mi hanno rifilato una scatola da 6 euro piena di queste saponette. E anche verdi ci sono. Effettivamente avrei dovuto pensarci. Ho provato anche, tornato a casa, ho provato ad accenderle. Non si accendono, ovviamente. Manca tutto. Bene, vabbè, ho fatto un acquisto così. Però ho chiesto, ma dov'è il signore? Innanzitutto poi mi sono fatto dire come si chiamava. Si chiamava Aldo, come mio padre. Si chiama Aldo. Ed è stato molto franco. Forse era il cognato, non so, o il nipote. Mi ha detto, è in ospedale, stanno facendo degli accertamenti per vedere se il cancro è operabile. Cancro allo stomaco. E io ho detto, mi è sfuggito uno. Mannaggia, era una persona così adorabile. Era. In realtà è molto facile dare per spacciati gli altri subito. Era, no, bisogna vedere se è operabile o meno, quindi ci sono delle possibilità. Ho detto al signore di salutarmelo. E chi devo dire, ma non si ricorderà il mio nome, dica l'uomo con il Panama e il cappotto di pelle nero. E quindi, ma è stato molto gentile il. Mi ha anche regalato una cosina per fare colpo su Ethel. Ah, se deve fare colpo sono. Non è che devo fare colpo, però è bella l'idea di dover sempre fare colpo anche su una persona che conosci ormai da 5 anni. Quindi questo fatto che la gente da un momento all'altro sparisce, è tra la vita e la morte, vengono questi tumori. Stamattina sono andato a ritirare la mia giacca bianca, tra l'altro hanno anche sbagliato il lavoro, quindi l'ho riportata, però c'è sempre una bambina, cinese, simpaticissima, con cui giochiamo, io le faccio tutte delle, così, delle mossette, lei mi fa le mossette, balliamo assieme.
E lei in mezzo a, appunto, una sartoria tintoria cinese qua sotto casa. E quando la vedo mi dico: ah, che amore che sono i bambini, che amore che sono. Però poi mi dico: quelli degli altri, perché Riccardo almeno non hai questa responsabilità di avere messo al mondo dei futuri cadaveri, che poi di questo si tratta. Infatti, è una cosa che io e mia mamma non ho ancora perdonato. Mamma mi ha messo in una situazione in cui Ricky Farina, tutta questa costruzione che va avanti da 51 anni, questa costruzione pezzo dopo pezzo, poi viene una cosa che mi spezza. Mi spezza tutti i pezzi, mi fa a pezzi, non c'è più Ricky Farina, non c'è più niente. Cioè, capisci che mi ha messo in una situazione che a me dà un po' fastidio, devo dirti la verità. Mi piace perché ci sono i pompini, le saponette a forma di fiore, così è tutto molto carino. Il cielo va bene, mamma, va bene, però poi arriva la falciatrice, cioè così, oh, devo chiedere l'aumento sul prossimo bonifico, aumento morte, non solo aumento Natale, regali di Natale, aumento morte, deve esserci sempre. Mi ha messo in una situazione, guarda, Milena, che questa me l'hai fatta grossa, te lo dico subito. Niente. Ti ringrazio, però insomma. Comunque, ecco, anche questo signore della cartoleria, la bambina che gioca con me, orientale cinese, avrà 4 anni, dolcissima. Cioè, tutti li vedo tutti morti, anche me stesso, tutti futuri cadaveri. Ho sempre avuto sta cosa ed è per questo che faccio i miei film, faccio i miei videoritratti. Infatti, oddio, ho fatto una foto. Boh, vabbè. Infatti, questo per dirvi, il fondamento della Quixote, del mio operare nel mondo attraverso i miei film, attraverso i videoritratti, salvare, è questo, è la poesia Una carogna di Baudelaire, che mio padre mi leggeva in francese, mio padre sapeva l'arabo, era nato al Cairo, aveva fatto delle scuole in cui si parlava il francese. Salesiani, se non sbaglio, e quindi sapeva il francese, l'inglese, perché lavorava con gli americani, insomma, e mi leggeva in francese una carogna, la poesia, famosa poesia di Baudelaire. E mi ha sempre colpito questa poesia, è forse la mia preferita in assoluto, insieme all'Albatros, sempre di Baudelaire. Ad alcune di Ungaretti, Sandro Penna, comunque vabbè, la carogna è proprio la mia preferita, credo, almeno come è quella che sta alla base della Chisciotte, oltre a Cervantes, oltre appunto a Don Chisciotte, c'è questa poesia dove Baudelaire e l'amata camminano in un giardino, nei giardini, e vedono una carogna, un cadavere di una bestia, una cagna. E lei quasi sviene, no? C'è una giornata meravigliosa, insomma, lui insieme alla sua amata, e vedono questa carogna, che quasi respira, sembra respirare per via delle mosche, dei vermi che la gonfiano, la sgonfiano. Un'immagine terribile. E lui riflette, dice, come uno shock, dice: tu, mia amata, mio angelo, tu sarai così, sarai simile a quella carogna dopo la morte. E io ci penso a questo, certo. C'è sempre questo spettro, no? E allora il finale, se non ve la leggo tutta, guardate che sguardo Baudelaire. E con lui non si scherzava quando ti guardava così. E il finale è questo, io non ve la leggo in francese perché purtroppo non sono mio padre. Ho detto che non sono mio padre, che poi non è del tutto vero, perché non avendo avuto figli io sono anche mio padre, in un certo senso. E dice: eppure tu sarai simile a quell'immondizia, a quell'orribile peste, stella dei miei occhi, sole della mia natura, mia passione, mio angelo. Sì, tu. Regina delle grazie,
sarai tale dopo l'estremo sacramento. Allora che sotto l'erba e i fiori grassi andrai a marcire fra le ossa. Allora, o bella, dillo ai vermi che ti mangeranno di baci, che io ho conservato la forma e l'essenza divina di tutti i miei decomposti amori. E io sono così, io facendo questi videoritratti alle persone, voglio conservare la forma e l'essenza divina di tutto ciò che ho amato. Cioè, come se volessi catturare e dare una forma all'essenza di queste persone. Cioè, mi sta sul cazzo adesso che Aldo, il cartolaio giù, sia tra la vita e la morte, deve sapere se è operabile o no questo suo tumore. Mi sta sul cazzo che le persone. Che è successo a Ricky? È scomparso, è sparito, è morto, non c'è più. Mi sta sul cazzo, ma sta cosa. Cioè, mi sta sul cazzo che l'oblio, cioè è una lotta contro l'oblio. Vorrei salvarli tutti, catturarli tutti, salvare la forma, l'essenza, in un certo senso. Vorrei aver fatto un ritratto ad Aldo, il cartolaio. Vorrei fare un ritratto a questa bambina che morirà perché crescerà, in un certo senso, quindi quel suo essere bambina così non ci sarà più. Non è vero che si muore tante volte, si vive sì, forse, ma neanche, non è vero neanche quello che si vive una volta sola. Se muori tante volte, rinasci, rivivi. Insomma, dillo ai vermi che ti mangeranno di baci, che io ho conservato la forma, l'essenza divina di tutti i miei decomposti amori. Questo è, sono io, mi sento proprio, mi riconosco in questi versi, li amo, li adoro. Così, conservare un ricordo pulsante, vivo, non una fotografia che ingiallisce, qualcosa di vivo. Questo cerco di fare con il mio lavoro. E secondo voi è carino che io no, non venga retribuito per questo, che non ci sia un valore economico? Sono così più importanti di me gli idraulici che vengono a salvarvi dalla cacca. Sì, ok, anche l'idraulico è importante, ma perché io non sono importante? Eppure non riesco a guadagnare un soldo e devo chiedere a mia mamma il bonus morte o il bonus natalizio. La vita va così. La mia vita va così. Uno che prende saponette al posto di candele. Ether non le ha nemmeno volute, non le ha volute, me le ha lasciate tutte qui. Sono un sacco di saponette a forma di fiore. Porca troia. Forza Aldo, speriamo. Che mondo, che vita, che casino. Pazzesco. Non vorrei quasi lasciarvi perché è una forma di morte anche chiudere questo monologo. Devo accettare, bisogna accettare questo fatto che le cose finiscono. Ha un senso, anche c'è una bellezza, ma però la sofferenza, andarsene così, magari non so. Quando non sei sazio di giorni, quando hai ancora fame di vita, andarsene.